Iniziamo con Enoch per impostare la scena che stiamo vedendo, perché egli ci ha dato una comprensione di come è fatta l'atmosfera e qual è il suo proposito da quando il cielo e la terra esistono. Perché abbiamo bisogno di capire i segni del tempo e dobbiamo capire la natura del cielo e della terra che ci è stata ben rivelata negli ultimi anni. Quindi nel libro di Enoch, nel versetto 18, si parla del tesoro dei venti che spiega qualcosa. Voglio leggervi alcuni versetti, in questo caso il versetto 1. E vidi il serbatoio di tutti i venti e vidi come con essi Dio aveva abbellito tutto il creato e vidi anche le fondamenta della terra. E vidi i termini lapidei dei confini della terra e vidi i quattro venti che sostengono la terra ed il firmamento e vidi come i venti distendevano le parti alte del cielo e stavano fra cielo e terra e facevano da colonne al cielo. E vidi i venti che fanno girare il cielo e che fanno tramontare il disco del sole e tutte le stelle. E vidi venti che sulla terra sostengono le nuvole. E vidi le vie degli angeli e, ai confini della terra, in alto, il firmamento. Quindi, in base a quello che stiamo vedendo, vorrei reiterare un paio di cose di quello che ha lasciato scritto Enoch, di ciò che ho appena letto. Dice che ha visto il vento che sostiene le fondamenta della terra. Inoltre dice che ha visto i quattro venti che sostengono sia il firmamento che il cielo. Ma quello che stiamo vedendo cos'è? Un razzo che ha sbattuto nell'acqua in alto e che sta cercando di immergersi? Poi cosa ha detto Enoch? Ha detto che ha visto i venti che distendevano le parti alte del cielo e stavano fra cielo e terra. Ricordo che ha detto che si tratta delle colonne del cielo, le colonne del cielo, ok? Sempre sul libro di Enoch, al capitolo 58, versetto 8, e in quei giorni l'inferno aprirà la sua bocca, ed essi vi si immergeranno dentro e sarà la loro fine. L'inferno inghiotterà i peccatori togliendoli da davanti agli eletti. E poi ancora Enoch al capitolo 57 descrive che vide un'altra schiera di carri con sopra degli uomini che viaggiavano sopra il vento da oriente e da occidente verso il mezzogiorno, che secondo il traduttore dall'aramaico significa in fretta. Poi sentì il rumore dei loro carri e, una volta udito questo trambusto, i santi del cielo se ne accorsero e la colonna della terra fu smossa dalla propria sede e questo rumore fu udito dai confini della terra fino ai confini del cielo in un giorno. Quindi Enoch dice che ha visto uomini che guidavano i loro carri e che facevano un rumore così potente tanto che il cielo si scosse, spostando la colonna della terra dalla sua sede. Poi Enoch dice che è successa qualche distruzione. Nel capitolo 60 spiega che cos'è stato. Nel 500° anno, nel 7° mese, nel 14° della vita del mese di Enoch, vidi come il cielo dei cieli tremava di grande tremito e come l'esercito dell'Altissimo, gli angeli, a migliaia di migliaia e a decine di migliaia, erano agitati da grande agitazione. E allora vidi il capo dei giorni che era seduto sul trono della sua gloria e gli angeli ed i santi che stavano intorno. E mi prese un grande spavento e i miei lombi vennero meno, si sciolsero, tutto il mio essere si liquefece ed io caddi sulla mia faccia.
e San Michele mi inviò un altro angelo santo, uno degli angeli santi, e mi fece alzare e, quando mi fece alzare, ritornò l'anima mia perché non avevo potuto sopportare la visione di quell'esercito e di quell'agitazione e vacillamento del cielo. E mi disse San Michele, per quale visione un tale turbamento? Fino ad oggi è stato un giorno di misericordia ed egli è stato misericordioso e lontano dall'ira contro tutti coloro che dimorano sulla terra. E quando arriverà il giorno, arriveranno la forza, il castigo, il giudizio che il Signore degli Spiriti ha preparato per coloro che non si prostrano alla sentenza di giustizia e la rinnegano, e per coloro che nominano il suo nome in vano. Quando sarà stato preparato quel giorno, per gli eletti vi sarà un patto sancito da giuramento e per i peccatori inquisizione. Abbiamo visto che Enoch ha visto alcune di queste cose e in realtà gli hanno mostrato alcune visioni di come potrebbe essere. E andiamo a leggerlo adesso. Qui siamo al capitolo 83 di Enoch, versetto 3. Io ero coricato in casa di Malaleel, il mio avo. Vidi nella visione il cielo precipitare, essere strappato e cadere sulla terra. E quando cadde sulla terra, vidi la terra come se fosse ingoiata in un grande abisso e i monti erano sospesi sui monti e le colline erano sospese sulle colline e gli alberi alti erano tagliati dai loro tronchi, abbattuti ed immersi negli abissi. Allora la parola cadde nella mia bocca, alzai la voce, gridai e dissi, «La terra è distrutta!» Quindi i quattro venti del cielo che abbiamo sentito all'inizio, ricordate? Andiamo a leggere Rivelazione 7, dall'inizio. Dopo ciò vidi quattro angeli che stavano ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti perché non soffiassero sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. Poi vidi un altro angelo che saliva dall'Oriente e aveva il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso il potere di devastare la terra e il mare. Non devastate né la terra, né il mare, né le piante finché non abbiamo impresso il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi servi. Quindi ci sono quattro angeli che trattengono quattro venti. È come fossero stati messi in guardia dal Dragon SpaceX che state vedendo sullo schermo. E Giovanni ha detto questo in Rivelazione 12, versetto 3. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste, 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire per divorare il bambino appena nato. Poi ancora in Rivelazione 13, versetto 11, Giovanni dice «Vidi poi salire dalla terra un'altra bestia che aveva 2 corna simili a quelle di un agnello che però parlava come un drago. Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia la cui ferita mortale era guarita». Operava grandi prodigi fino a fare scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. Per mezzo di questi prodigi, che le era permesso di compiere in presenza della bestia, sedusse gli abitanti della terra dicendo loro di erigere una statua alla bestia che era stata ferita dalla spada ma si era riavuta. Le fu anche concesso di animare la statua della bestia sicché quella statua perfino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non adorassero la statua della bestia, faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevessero un marchio sulla mano destra e sulla fronte e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè
il nome della bestia o il numero del suo nome. State vedendo questo? È lo stesso uomo che ha il razzo Falcon 9 che ha fatto scendere il fuoco dal cielo con le due corna ai suoi lati. Questi sono i satelliti che ci fa credere di aver lanciato nel santuario di Dio dove lo sta sfidando. Si chiama Starlink. Daniele ha avuto una visione. Egli ha descritto 4 bestie e la quarta aveva 10 corna. Poi Daniele dice che intorno alle 10 corna che aveva sulla testa e intorno a quell'ultimo corno che era spuntato e davanti al quale erano cadute 3 corna e del perché quel corno aveva occhi ed una bocca che parlava con alterigia e appariva maggiore delle altre corna. Questa è la capsula del drago, a forma conica. Ed ecco qui, è stato scacciato dalla terra e gli angeli sono stati scacciati insieme a lui. Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso i link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore, ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento.